Come hai saputo, come sindaco di Canegrate, noi abbiamo votato contro questa proposta di salvare Acca, ma di salvare più che Acca, di salvare l'inceneritore e di continuare a bruciare i rifiuti ancora per 20 o più anni. Io credo che davvero non c'entri nulla l'economia circolare con il bruciare i rifiuti, anzi è un po' una presa in giro dei cittadini e delle istituzioni. L'inceneritore va chiuso e ci sono altre alternative. Adesso cosa farete voi comuni che avete votato contro questo piano? Continueremo ovviamente a portare avanti la nostra posizione interessando tutti gli organismi, dall'ANAC alla Corte dei Conti e a tutti quelli che devono dare l'ok su questa operazione che noi riteniamo pericolosa anche dal punto di vista economico, non solo ambientale. Il fatto che ci sia una mobilitazione anche da parte della gente comune vi conforta? Io vengo da una storia lunga, non sono più un ragazzino, ho sempre detto che le battaglie si vincono se dietro ci sono le persone, se ci sono i cittadini, se c'è la mobilitazione. L'istituzione da sola non basta, quindi questo ci aiuterà molto, ci aiuta e ci rende anche, come dire, felici della nostra posizione.